5G, molte opportunità, ma ancora molti nodi da sciogliere. Buongiorno a tutti e benvenuto a Gaetano Buglisi, chairman di Itel Towers. Buglisi, il semplificazioni bis è legge dal mese di giugno. La principale novità è la leva del silenzio assenso per velocizzare gli iter autorizzativi nella posa delle nuove reti, 5G incluso. Crede che le misure adottate siano sufficienti per spingere le installazioni oppure le amministrazioni locali più ostruzioniste continueranno a fare presa sulle paure legate alla salute per rallentare le roadmap? Buongiorno Mila, ad oggi ci sono più di 5.000 domande inevase da parte delle pubbliche amministrazioni dei comuni principalmente per l'installazione di sistemi 5G. Se devo fare una considerazione a caldo, devo dire che la falsa teoria o il mito che collega il coronavirus al 5G non è per nulla stato smontato o non è tramontato, anzi diciamo le pubbliche amministrazioni, devo dire ai piani alti, stanno facendo leva, probabilmente per populismo, per tenere bloccate queste domande che, devo dirti, hanno avuto già l'ok della parte ambientale. Ci troviamo di fronte ad un fatto paradossale, che queste domande hanno avuto l'ok da parte dell'ARPA, di tutta la parte che dovrebbe legiferare o approvare la parte elettromagnetismo, mentre rimangono bloccate, diciamo, dai sindaci, dalle amministrazioni, che secondo me dovrebbero invece fare una campagna più approfondita di comunicazione verso la cittadinanza, comprendere meglio la questione 5G e i veri vantaggi che questa tecnologia porterebbe ai cittadini e alle imprese tutte. Per la prima volta nel secondo trimestre di quest'anno gli abbonamenti al 5G hanno superato a livello mondiale quelli al 4G, quindi un segnale importante e segno che lo scenario si sta evolvendo. Ma la vera prova sul campo, lo sappiamo, sarà quella del cambio di passo nel mondo del business. Crede che le aziende italiane siano consapevoli dei benefici derivanti dalla diffusione del 5G e dai servizi che si potranno sviluppare per spingere l'efficienza operativa e anche per generare nuove revenues? Da un recente sondaggio che ho letto, è meno di un terzo, sicuramente, della popolazione e delle imprese che sono coscienti, diciamo, dei veri vantaggi che il 5G può portare e evidentemente porterà come beneficio all'impresa, alla cittadinanza, diciamo, al mondo globale. Però dobbiamo anche contestualizzare il momento storico. Oggi stiamo parlando, siamo a settembre 2021. Se ritorniamo indietro di 15 anni, ad esempio, di 20 anni, la stragrande maggioranza delle popolazioni erano convinte, ad esempio, che il telefono cellulare poteva servire solamente agli uomini d'affari. Oggi è diventato uno strumento indispensabile che per chiunque, dagli anziani ai teenager. Devo dire anche che le applicazioni del 5G stanno portando un beneficio, ed evidentemente è stato anche provato un beneficio anche nello smart working. Si rendono le videoconferenze, diciamo, anche in 3D, tridimensionali, molto più fluide. Nel mondo dell'agricoltura, dove anche noi siamo presenti, diciamo, si stanno facendo delle applicazioni, soprattutto perché il 5G rende l'IoT molto più flessibile, quindi si permette di sulla fertirrigazione, piuttosto che sulla gestione in remoto delle aziende agricole, ma anche di tutti i settori produttivi delle aziende. Quindi è vero quello che dici tu, diciamo, gli abbonamenti hanno superato ogni aspettativa favorevole, ed è anche vero, meno di un terzo, sicuramente meno della metà della popolazione oggi qualificata e che avrebbe interesse a evolvere la propria capacità anche, diciamo, aziendale, professionale, con l'utilizzo del 5G e dei benefici che questa tecnologia può portare, che non è consapevole. Però c'è anche una spiegazione logica: la campagna di diffusione mediatica e comunicativa dei vantaggi che questa nuova tecnologia porterà di fatto non è nemmeno partita. Oggi si pensa che il 5G è solo una comunicazione cellulare più istantanea, più veloce, e come dicevamo qualche mese fa, è l'elemento necessario per la guida senza conducente, per la chirurgia a distanza, per tutte quelle applicazioni che renderanno anche
un capo settore, anche il responsabile di una catena di montaggio di un'industria, poterla controllare da remoto, poter evitare tutta una serie di diseconomie che normalmente senza questa tecnologia sono naturali. Come si sta evolvendo e come si evolverà il business di Eitel Tower con l'era del 5G? Quali sono i vostri piani di sviluppo e quali le novità che avete in cantiere? Eitel Towers, da quando è iniziato, diciamo, il 5G, ma anche il 4G Plus, per dire la verità, ha sempre collaborato fianco a fianco con tutti gli operatori di telefonia mobile e con tutti i grandi landlord, quindi grandi proprietari di centri industriali, di centri commerciali, grandi gestori ospedalieri degli stadi, a collaborare fianco a fianco e a fare un po' da trade union tra l'operatore che deve dare questo servizio, quindi deve far sì che la banda sia sempre di più di qualità migliore, di fatto rispettando mese per mese con tutti gli operatori. Stiamo andando anche all'estero, stiamo iniziando a fare impianti anche in Spagna, in Germania. Tanti operatori e tanti produttori di tecnologia 5G si stanno avvicinando sempre di più a questo mondo e, sempre per contestualizzare il momento, io sono convinto, ma è naturale, che il 5G è solo una tappa, perché fra qualche anno parleremo di 6G o di 8G, come 15 anni fa parlavamo di 2G e 20 anni fa parlavamo di TAX e GSM. Quindi è un'evoluzione, il progresso purtroppo per alcuni, diciamo, non si può, è l'unica cosa che non possiamo mai fermare. Grazie a Gaetano Buglisi e arrivederci alla prossima video intervista.